Benvenuti alla serie Ristabilire l'immagine di Dio in me. Questa serie cercherà di dimostrare il perché siamo come siamo, il bisogno che abbiamo di cambiare per essere migliori, l'importanza di questo cambiamento, il processo del cambiamento e gli strumenti che Dio ci ha dato perché questo cambiamento avvenga, perché venga realmente ristabilita l'immagine di Dio in noi. Se per esempio abbiamo un dolore fisico, questo dolore lo possiamo indicare. Se mi fa male lo stomaco, posso dire «mi fa male qui» e lo posso indicare. Se mi fa male il ginocchio, il gomito, la spalla, il collo, lo posso indicare. E se lo posso indicare, la verità è che credo di poter fare qualcosa. Però quando mi sento male, quando sono depressa, quando sono ansiosa, quando sento rabbia, quando sento che non valgo nulla, quando sono totalmente demotivata, dove lo indico? Dove? Quando faccio questa domanda alle persone, loro rispondono, veramente io penso, mi fa male qui. Altre persone rispondono, no, io credo che sia qui. Altre ancora dicono, ho male dappertutto. In realtà, dov'è? È una domanda molto importante, perché poiché non so dove si trova, penso che non c'è niente che posso fare. Mi sento male. Sono depressa e dico, sono depressa. E così sento che non ho davvero voglia di andare a lavorare, che non ho voglia di affrontare la giornata e dico, non mi sento bene. E allora rimango così, perché penso che non c'è niente che posso fare. Questo non è logico. È come se stessi guidando l'auto e all'auto manca qualcosa e mi dico, veramente l'auto non funziona. E la lascio lì e me ne vado. Non è logico, vero? Allo stesso modo, è illogico pensare che non posso fare nulla quando mi sento male. Anticamente, la psicologia si studiava per osservazione. Si osservava la persona e si traevano conclusioni. Oggi le nostre emozioni si possono studiare in un laboratorio. Perché in un laboratorio si può vedere il cervello e nel cervello si può determinare che cosa sta succedendo. Questo è affascinante. Allora, cosa c'è in questo cervello? Qual è l'ultima volta che ti sei messo a riflettere? Cosa si trova qua sopra? Cosa si trova qua sopra? La verità è che non ci riflettiamo. Tuttavia, abbiamo l'apparato più completo. Abbiamo l'apparato più affascinante, più complicato del pianeta Terra. Se c'è un congegno che l'essere umano ha costruito complicatissimo, noi immaginiamo la NASA. La NASA dove ci sono stanze intere di computer, qualcosa di molto complicato. Si dice che la NASA non è che una piccola percentuale di quello che è il nostro cervello. Allora cosa c'è in questo cervello? Che cosa sta succedendo lì dentro? Ora voglio tentare di spiegarvi in modo semplice, non complicato. Cose elementari che dobbiamo conoscere per sapere cosa si trova qui nel cervello, per poter dirigere la nostra vita. In questo cervello, dopo 4 settimane di gravidanza, nasce la prima cellula del cervello, il primo neurone. Partendo dal primo neurone,
cominciano a moltiplicarsi 250.000 neuroni al minuto. Pensate, 250.000 al minuto, fino ad arrivare a bilioni di neuroni. Perché ora devo spiegarlo? Perché è molto importante. Perché questi neuroni sono connessi fra di loro. Questi neuroni parlano fra di loro. Si trasmettono informazioni. Sapete, queste informazioni vengono trasmesse attraverso la forza elettromagnetica, attraverso la chimica. Determinano tutto quello che siamo. Determinano come vediamo la vita, come reagiamo, come amiamo, come ci rapportiamo agli altri, che tipo di padre siamo, che tipo di fratelli, che tipo di figli. Questa connessione determina assolutamente tutto quello che siamo. Qui si trova la torre di controllo dell'essere umano. Adesso, di questo cervello, voglio menzionare due caratteristiche, ce ne sono tante, ma ne voglio menzionare due, che sono di primaria importanza per poter capire quello che si trova nelle nostre mani, per dirigere questo incredibile apparato. La prima caratteristica che voglio menzionare è la sua capacità. Il cervello ha una capacità incalcolabile, inimmaginabile. Ben Carson è un neurochirurgo famosissimo. E Ben Carson ha separato, è arrivato a separare, due bambini siamesi uniti dal cervello. E fino ad ora vivono. Lui, che ha studiato il cervello in profondità, perché è la sua materia, dice: io non posso accettare che una persona con la capacità che Dio gli ha dato nel cervello possa dire non posso. Com'è possibile che una persona con quello che ha qui, con la capacità incredibile che ha qui, possa dire non posso? Veramente, quante volte noi diciamo non posso? Ci vincono cose assurde. Se mi piace bere la Coca-Cola, posso dire sono felicissimo di bere la Coca-Cola, non posso smettere di bere Coca-Cola e la Coca-Cola mi vince. Mi piace mangiare, so che devo perdere peso, ma mi piace mangiare e continuo a mangiare. Ci sono molte cose che non posso perché tu mi hai conosciuto così e io sono così. Come? Con questo cervello che Dio ci ha dato. È come se ci trovassimo in Formula 1. In Formula 1 ci sono le auto più rapide del pianeta Terra. E noi abbiamo una Formula 1 e diciamo, non posso correre. E pensiamo di essere in un triciclo. Immaginate com'è assurdo questo. Ed è quello che facciamo quando diciamo, non posso. Questo cervello ha una capacità incredibile. Ha una capacità con cui possiamo ottenere cose inimmaginabili. Se solo potessimo capire la capacità che Dio ci ha dato. La seconda caratteristica è che il cervello, le connessioni che si trovano qui, sono genetiche. Cose che sono successe, cose che ho fatto. Così si sono formate tutte le connessioni. La cosa meravigliosa, nella seconda caratteristica, è che tutte le connessioni cambiano, continuamente. È l'unico organo che abbiamo che cambia la propria struttura e cambiano certe funzioni. È incredibile. Il cuore, dall'inizio alla fine, quello che fa è battere e non cambia la propria struttura. Il cervello cambia temperatura, struttura e cambia il colore in accordo con quello che facciamo. Ci sono certe funzioni che sono lì e non cambiano, però quello che riguarda il sentimento e la condotta, la funzione cambia costantemente. Allora, metti insieme queste due cose. Uno, una capacità incredibile. Secondo, è variabile. Nel cervello posso vedere tre caratteristiche di Dio. La prima
il suo grande amore, il modo in cui siamo stati creati. L'essere umano come è stato creato a sua immagine. E della creazione dell'essere umano, la cosa più incredibile è il cervello. Dio ha avuto un enorme, immenso amore, perché sapeva che vivere in questo mondo sarebbe stato difficile. Egli lo sapeva, ed è per questo che ci ha dato il cervello con questa capacità incredibile. Possiamo vedere il suo amore, possiamo vedere la sua giustizia, perché tutto quello che noi facciamo è indicato qui. Incredibile, ciò che i nostri genitori hanno fatto sta indicato qui, geneticamente. Quello che noi facciamo, che stiamo passando, che ci hanno fatto, della generazione precedente, è tutto segnato. Non possiamo evitarlo. Lì si trova la giustizia di Dio, si trova anche la sua grazia. Questo cervello può essere restaurato. Troviamo il suo amore, la sua giustizia e la sua grazia. Ora vi farò vedere com'è un cervello rovinato. Ma prima vediamo un cervello perfetto, prezioso, veramente bello. E direte, che bello questo cervello. E lo vedrete con la prossima, com'è un cervello rovinato. Possiamo ora vedere un cervello rovinato dalla droga. Le connessioni devono andare da una all'altra per mandare informazioni con libertà. Quando da qualche parte c'è un danno, le informazioni non possono essere inviate in modo normale. Per questo qualcosa viene a mancare. Alle volte colpisce l'area della memoria, nelle relazioni con gli altri, la stabilità emozionale. Bisogna vedere qual è l'area colpita. Ora c'è un altro cervello che è rovinato. Adesso vedrete un cervello veramente rovinato. È di una persona anziana con l'Alzheimer. Una persona con questa malattia non ha memoria. Come possono esserci connessioni qui? Non esistono connessioni. Non possono passare le connessioni. Esistono le connessioni, ma non possono passare tutte le connessioni. Questa persona quasi non esiste. Mio suocero aveva questa malattia. Che cosa triste quando il cervello non sta funzionando. Non possono pensare, non possono ragionare, non possono ricordare niente. È veramente triste. Una cosa alla quale dobbiamo dare importanza è che, anche se Dio ha fatto questo cervello meraviglioso, in modo affascinante, tutti noi abbiamo il cervello rovinato. La nostra genetica non è perfetta. Le esperienze fatte non sono perfette. Le cose che abbiamo fatto non sono perfette. Per questo il nostro cervello è rovinato. Guardate le conseguenze di un cervello rovinato. I sentimenti, i comportamenti sono così colpiti che non li colleghiamo al malfunzionamento del cervello. In questa lista che vi mostrerò, voi potete vedere e potrete vedere gli altri, coloro che ci circondano. Voglio che in questa serie possiamo concentrarci su noi stessi. Possiamo riconoscere il nostro problema e possiamo sentire la necessità di cambiare. Non pensare agli altri, pensa a te stesso. Pensa che hai un cervello rovinato come il mio e sentire la necessità di cambiare questo cervello. Perché il cervello che Dio ci ha dato è realmente meraviglioso. Guarda un cervello rovinato. Un cervello rovinato ha in sé eccessiva paura di essere giudicati dagli altri. Conosci una persona così? Sei così? Irritabilità,
Concentrarsi sul negativo. Questa irritabilità costante, concentrarci costantemente sul negativo, è un problema a livello cerebrale. Insoddisfazione e noia costanti, offendersi facilmente, presagire il peggio. Vi riconoscete in qualcuna di queste cose? Instabilità emozionale? Che cosa vuol dire instabilità emozionale? Mi sento bene e da un momento all'altro mi sento male. Instabilità, uno non è costante. Ansietà per le piccole cose. Mal di testa e stomaco, difficili da diagnosticare. Pensieri orribili, pensieri cupi. Aggressione verso se stessi o contro altre persone. Depressione. Pensieri ossessivi. E la lista continua. Sono difficoltà a livello cerebrale che non colleghiamo, non pensiamo. Semplicemente abbiamo questa lista. Come può essere il giudizio carente? Che cos'è il giudizio carente? Non saper riconoscere il bene dal male con facilità. Prendere decisioni che sono illogiche, perché sappiamo faranno danni a me stesso o ad altre persone. Il giudizio carente, non riconoscere quello che è bene e quello che è male, quello che fa bene e quello che fa male, non lo riconosciamo come un problema a livello cerebrale. Mancanza di empatia, non sentire dolore per il dolore dell'altro, come se le persone non mi interessassero. Dio non ha creato la persona così. Ma purtroppo siamo così. Perché? Perché il nostro cervello è rovinato. Insicurezza, mancanza di motivazione, disordini alimentari, necessità di avere il controllo. Conosciamo persone così? Siamo così? Definitivamente il nostro cervello è rovinato. Possiamo proseguire, incapacità di relazionarci con le altre persone. Possiamo fare un controllo di questa lista e dire: che c'è in me di questa lista? Vi assicuro, tutti abbiamo qualcosa di questa lista. Ora vi do una ricetta per capire quanto rovinato è il cervello. Perché tutti in qualche modo abbiamo questo problema. O abbiamo qualcosa di questo problema. Come possiamo capire quanto è rovinato il nostro cervello? Vi do una chiave che mi è d'aiuto nella mia professione per vedere quanto rovinata è la persona. Se abbiamo una di queste caratteristiche, quanto frequenti sono o quanto profondo e intenso è il problema, determinerà il grado di danno del cervello. Questo cervello è meraviglioso. Questo cervello è fatto per avere grandi caratteristiche. Vediamo, abbiamo qui un cervello in salute, una persona che ha giudizio positivo, empatia, interesse per gli altri, controllo emozionale. Possiamo controllarci, imparare dagli errori. Qualcosa è successo, ho imparato e la prossima volta non lo faccio. Il cervello ha questa capacità. Concentrarsi, riflettere. La preziosa lista continua. Flessibilità. Cooperare. Possiamo cooperare gli uni con gli altri. Vedere le opzioni. Non stancarci. La lista continua. Questo cervello integra pensieri ed emozioni. Questo cervello ha la capacità di sentire pace, felicità, piacere, amore, stabilità emozionale. Quando Dio ci creò, ci fece con la capacità di essere persone felici. Immaginatevi la capacità di sentire pace, felicità, piacere, amore. Essere emozionalmente stabili. Questo fa la differenza dagli animali. Tutti lo vogliamo.
Tutti vogliamo essere felici, sentirci in pace, vivere una vita bella, andare d'accordo con gli altri. Questo da dove viene? Da dove? Se ho un problema allo stomaco, so cosa devo fare. Se non so cosa devo fare, vado dal medico o da un medico specializzato e il medico specializzato scoprirà quello che ho. Se non ho pace, se non ho felicità, dove si trova? Si trova qui, nel cervello. Se capiamo le leggi che dirigono il cervello, capiamo quello che possiamo fare, perché è qualcosa di fisiologico. Quando invece parliamo di sentimenti, che sono qualcosa di astratto, non sappiamo dove si trova. Ma se capiamo che è qualcosa di fisiologico, come quando mi fa male lo stomaco, allora posso fare qualcosa. Ma se capiamo, quando ascoltiamo cose che non dobbiamo sentire, o cose che non vogliamo ascoltare, quando ci comportiamo in un modo in cui non dovremmo comportarci, c'è qualcosa che possiamo fare per poter cambiare. Questo cervello ha una capacità incredibile. Possiamo ottenere cose incredibili e ve lo dimostrerò. Questo cervello può cambiare. Vuol dire che sta nelle nostre mani questo cambio. Capire questo fa sì che noi abbiamo veramente la responsabilità. Una volta un pastore disse qualcosa che richiamò la mia attenzione e studiando il cervello mi resi conto che aveva veramente ragione. Egli disse, in questa lotta della vita esistono due comandanti. Quando ascoltai questo, la lotta della vita, due comandanti, immediatamente mi venne in mente Dio e Satana. Lui disse, no. Satana è già vinto, non è un comandante. Lui non comanda la nostra vita, noi permettiamo molte volte che lui comandi la nostra vita, però lui non può fare nulla senza il nostro consenso. In questa lotta della vita ci sono due comandanti, Dio e io. Quando questi due comandanti governano la nostra vita, non c'è battaglia che noi possiamo perdere. Possiamo diventare come Gedeone, che con 300 uomini ne vinse 70.000. Gedeone, un comandante, un vero capo, che all'inizio aveva paura, però decise di essere un comandante e afferrò la mano dell'altro comandante. Questi due comandanti hanno potuto vincere una battaglia umanamente impossibile da vincere. Dio ci ha dato questo cervello meraviglioso. Dobbiamo capire questa verità. Il cervello ha una capacità inimmaginabile di poter cambiare. Non importa quello che è successo nella tua vita che ha rovinato questo cervello. Non importano le cose che ti hanno fatto e che hanno rovinato la tua vita e hanno rovinato questo cervello. Non importa ciò che hai fatto. Non importa quello che è successo, quello che ti hanno fatto. Non importa se geneticamente sei nato già difettoso. Tutti abbiamo il cervello rovinato, inclusa anch'io, che ho la teoria. Però questo cervello può essere ristabilito. Questo cervello può cambiare. Ha questa capacità. E con un cervello ripristinato possiamo sentire pace, felicità, piacere, amore e avere stabilità emozionale. Questa lista preziosa. Dio sapeva cosa dovevamo passare in questo mondo.
Per questo ci ha dato un cervello meraviglioso. Con queste caratteristiche. Avendo questo cervello che si sta ristabilendo alla sua immagine. È la cosa più bella per la nostra vita. Sapete cosa c'è di più bello? Non è solamente per la nostra vita. Le nostre famiglie meritano e hanno bisogno che il nostro cervello sia ristabilito per essere persone migliori, per essere padri migliori, per essere figli migliori, per essere fratelli migliori. La nostra Chiesa ha bisogno che siamo ristabiliti. Il nostro lavoro, la nostra società ha bisogno di persone il cui cervello si sta ristabilendo. Abbiamo bisogno di capire questa verità. Abbiamo la responsabilità di capire questa verità. Abbiamo la responsabilità di prenderla sul serio, questa restaurazione. In questa serie tratteremo quali sono le leggi. Cosa dobbiamo fare perché il cervello si ristabilisca? Per cominciare, inizieremo con 4 concetti basilari che dobbiamo conoscere per eliminare tutte le scuse che abbiamo per non ristabilirci. Perché noi esseri umani siamo pieni di scuse. Non sono così per questo, per quell'altro. Io non faccio questo, per questo, per quello. Questi 4 concetti basilari elimineranno le scuse dalla tua vita per essere responsabili di questo cambiamento. Il mio più grande desiderio è che tu possa capire, possa sentire la necessità nel tuo cuore di poter essere chi Dio vuole che tu sia. In questo incontro abbiamo compreso i primi concetti basilari per il processo di cambiamento. Il poter capire che il centro del controllo delle emozioni si trova nel mio cervello è molto importante e che questo cervello può cambiare. Questo cervello ha la capacità incredibile per questo cambiamento. Dio ci ha dato la capacità, ci ha dato un organo capace perché questo cambiamento si possa realizzare. È il primo concetto. Nel prossimo incontro vedremo altri 3 concetti basilari per eliminare queste scuse. Vi aspettiamo al prossimo incontro.